Quello di cui parliamo ovviamente è il ciclo idrologico. Il ciclo idrologico, vi siete abituati a vederlo sin dalle elementari, vorrei dire, nel vostro libro delle elementari c'è il ciclo idrologico. E non è che questo sia cambiato dalle elementari, però è cambiato il modo in cui lo guardiamo. Questo per un breve riassunto dei vari termini che possono comparire, no? Cioè il ciclo idrologico in realtà è un ciclo, questa figura è dovuta ad Orton a quasi un secolo, e Orton è stato un grande idrologo del Novecento, il più grande idrologo del Novecento, uno dei fondatori della disciplina. E ovviamente si parte dal ciclo atmosferico, cioè pioggia, neve, grandine, e in realtà ci sarebbe da considerare anche le nebbie in alcuni casi. E queste però normalmente l'idrologo propriamente detto, come sarei io, non le calcola, nel senso rientrano nell'ambito della meteorologia, della fisica dell'atmosfera, di queste cose. Ci sono tutta una serie di modelli che studiano queste cose. Quando l'acqua arriva sulla superficie, ci sono delle superfici che trattengono parte dell'acqua, e si parla in questo caso di intercettazione. L'intercettazione è per esempio fatta dalle foglie delle piante. Non ne parla. Potrei inserire anche qualcosa di breve su questo, ma di solito non ne parlo. Anche perché i modelli che poi fanno l'intercettazione sono, non è che siano particolarmente sofisticati. Si dice questa superficie, per esempio, trattiene mediamente questo tipo, questa quantità di, può trattenere questa quantità di acqua. Dopodiché l'acqua ha due sorti, diciamo, differenziate. Una è quella che si infiltra nel terreno, oppure ruscella sulla superficie del terreno. Per noi questo è uno dei punti di arrivo, nel senso che capire che cosa si infiltra e che cosa invece ruscella, e perché si infiltra e perché ruscella, è uno degli scopi di questo corso qua. E certamente quello che è deposto sulle superfici può anche evaporare. Questo è un altro degli elementi del nostro corso, cioè capire perché avviene l'evaporazione e come avviene dalle superfici diverse. Soprattutto la parte di evaporazione ha avuto uno sviluppo estremamente fecondo negli ultimi 10-15 anni. E per alcune parti esistono anche degli elementi che sono ancora non particolarmente ben conosciuti, perché sia i suoli sia le piante hanno dei comportamenti molto complessi prima di arrivare a portare l'acqua al punto in cui questa si presenta in atmosfera. L'infiltrazione va a costituire quella che si chiama umidità del suolo, o soil moisture in inglese. E poi sotto la superficie del suolo, il suolo è la prima parte del terreno, che ha però caratteristiche biologiche importanti. Tutta la vita, tutta la biosfera è confinata, se vogliamo, nei primi metri della superficie terrestre. Si chiama, in inglese, in questi tempi è stato coniato un nome, perché a volte è importante anche dare un nome alle cose per rivelarne l'importanza, e si chiama critical zone. Propriamente lo studio in questi anni dell'idrologia, uno dei particolari, si interessa della critical zone, cioè l'acqua che entra e sta in questa critical zone e poi eventualmente va negli acquiferi. Gli acquiferi, qui c'è anche un corso sempre nella magistrale di ambiente e territorio che si chiama gestione delle risorse idriche, mi pare in questo momento, ma il cui contenuto è proprio lo studio dell'acqua che sta negli acquiferi. Noi toccheremo questo tema, ma solo in maniera molto semplice, resteremo sempre nelle prime strade, cioè resteremo da questa parte, l'infiltrazione, la produzione del soil moisture, la produzione del deflusso e l'evaporazione. Questi sono i quattro temi di cui parleremo. Tutti questi hanno bisogno di
vari elementi partono anche da presupposti diversi, perché la cultura tradizionale dell'ingegnere civile prima e ambientale poi, no? Perché non entrava, per esempio, l'idea dell'evaporazione e della traspirazione, erano considerate dei processi da agronomi, da agricoli, mentre in questo momento rischia di essere uno dei temi più importanti della nostra disciplina, perché nei prossimi anni uno degli elementi con cui ci dovremo scontrare sarà la disponibilità di acqua, per esempio per l'agricoltura. E allora trattare dell'evaporazione diventa importante. Tutti questi processi si possono mettere insieme, io in realtà qui vi li separo un po', faccio un'operazione che ha dei pregi e dei difetti. Il difetto senz'altro è quello che le cose mi sembreranno un po' slegate. Però li analizziamo ad uno e la cosa si compirà in un modo più completo nel corso successivo, che è quello di modellazione idrologica, perché in pratica il corso di idrologia, se lo vogliamo vedere in questo modo, sarebbe un corso di 12 crediti, però che sta a metà fra la triennale e la magistrale. E poi ovviamente c'è tutto il ciclo idrologico, qui è molto lungo, c'è l'infiltrazione nelle varie parti dei suoli, il flusso verso gli oceani, poi il ritorno dell'acqua dagli oceani. Voi potete capire quindi che l'acqua fa dei percorsi anche molto diversi, alcuni durano semplicemente poco istanti, quindi l'arco temporale dell'idrologia va dai secondi, che è quello in cui avvengono i processi, per esempio a livello di una foglia, alle migliaia di anni, che sono quelle che coinvolgono i deflussi profondi che poi si manifestano nelle acque sotterranee. Se voi fate un buco nel terreno e dopo magari un po' di metri trovate un po' di acqua, esattamente come si faceva da bambini al mare, no? Il buco si arriva fino all'acqua, no? Quell'acqua lì del mare magari non è così antica, ma se voi fate un buco qui nella Valle dell'Adige e andate a vedere l'età dell'acqua, scoprirete che l'acqua già a pochi metri di profondità è molto vecchia, ha per esempio 80 anni, 100 anni. Poi in alcuni casi anche, come si fa? Si usano dei traccianti, praticamente delle sostanze radioattive, il decadimento di sostanze radioattive per capire da quanto tempo quell'acqua non è stata esposta, per esempio, alla radiazione cosmica. E quindi si passa dai secondi alle migliaia di anni, e le scale spaziali viceversa sono molto grandi, possono essere, appunto, noi abbiamo detto, parliamo di idrologia quasi del punto in questo corso, però l'elemento idrologico più grande, se escludiamo gli oceani, sulla superficie terrestre è il Rio delle Amazzoni. Il Rio delle Amazzoni è quasi 9 milioni di chilometri quadrati, quindi anche le estensioni spaziali sono molto grandi. Per mettere insieme tutta questa diversità di scale temporali e scale spaziali, ovviamente ci vuole un po' di ingegno, nel senso che voi non pretendete discutere la qualità, per esempio, dell'aria andando a studiare il moto delle singole molecole, no? Cioè una scienza, la termodinamica, che vi dice che potete usare delle grandezze, appunto, termodinamiche che valgono alla scala grande, non alla scala delle molecole, che vi permettono di non fare tutti i conti delle singole molecole. Con l'idrologia è un po' così, nel senso che ci sono i processi, hanno delle scale proprie di funzionamento, alcuni processi sono multiscala, e il processo principale che è multiscala, che ha a che fare con l'idrologia, è la turbolenza atmosferica, ha a che fare con tutta la traspirazione, l'evaporazione e così via, e le precipitazioni ovviamente. E questo è un fenomeno multiscala che copre diverse scale spaziali e temporali. Un'immagine del ciclo idrologico è per esempio questa, tratta da un articolo di Occhi e Canali su Science del 2006, che è quindi a 15 anni, questo articolo è relativamente recente. So che a me sembra recentissimo, ma per voi è già vecchio.
Ma, ed è per esempio questa che è un'immagine, se vogliamo, simile a quella che voi avevate nel link di scuola, della scuola elementare, della scuola media. Ci sono però alcune differenze rilevanti che fanno poi le caratteristiche anche di questi corsi, di quella che è l'idrologia come la intendiamo noi, cioè qui ci sono anche dei numeri. Purtroppo non si vede così bene come... però per esempio i numeri sono la precipitazione totale che cade su tutta la Terra, su tutte le superfici continentali. Allora qui ovviamente vedete i numeri, però arrivare a questi numeri è tutt'altro che banale. In realtà il cuore dell'idrologia è andare a determinare come sono questi cuboli. Allora, 111 migliaia di chilometri cubi all'anno. Di questi 111 metri cubi, però sono 98,5 circa sono stati stimati. Quindi qua si sono presi una montagna di dati, si sono analizzati petadati di misure per arrivare a questo numero che è di tre cifre, no? E snowfall, la neve, 12,5. Ci sono per esempio anche degli strumenti del satellite che adesso aiutano queste cose. E ovviamente, vedete, 98,5 più 12,5 fa appunto 111. La massa si conserva. Se vogliamo, l'equazione fondamentale dell'idrologia è l'equazione di conservazione della massa dell'acqua. Di questa che cosa succede? Succede che il 65,5, sempre migliaia di chilometri cubi all'anno, ritornano indietro in atmosfera per evaporazione. E evaporazione sulla superficie significa quasi esclusivamente traspirazione dalle piante, perché l'evaporazione vera e propria, e perché le superfici liquide sono limitate e perché il suolo è comunque quasi sempre coperto da vegetazione, sono traspirazione. Il suolo dove non è coperto da vegetazione è deserto e lì c'è anche poca acqua, quindi traspira poco necessariamente. L'acqua non traspira, non si ha traspirazione dove non c'è acqua. È un'affermazione tanto banale quanto disattesa a volte nei calcoli che vengono fatti. E se voi andate a vedere, se 111 vengono giù e 65,5 tornano su, ne rimangono 45,5 chilometri cubi all'anno, che sono quelli che vanno a finire nei fiumi, e che è la parte di risorsa che è in qualche modo rinnovabile. Se noi dovessimo pensare all'acqua come risorsa rinnovabile, solo le acque superficiali sono rinnovabili, sono che questa parte del bilancio che rimane e si rinnova ogni anno. Le altre comprendono cicli molto più lunghi, quindi per esempio a Trento quando beviamo acqua e sappiamo che l'acqua viene dall'acquifero sotto, noi stiamo consumando una risorsa di per sé non rinnovabile. Tutti i valori precedenti sono approssimati. Voi siete abituati a vederli anche dei numeri così, magari anche da sempre. L'operazione che abbiamo fatto è stato un piccolo bilancio idrologico, quello che va dentro in un certo volume di controllo, che in questo caso è tutta la superficie della Terra, è uguale a quello che va fuori, e quello che è nulla è stoccato. In questo caso nulla è stoccato. In realtà, se voi vedete immagine completa e analizzate i numeri, qui sono gli esiti finali di una certa operazione, cioè del bilancio idrologico, ci sono degli stoccaggi intermedi su tutte le parti. Tornando indietro a questa immagine che fosse un po' più chiara, rispetto all'immagine che voi siete soliti vedere nei testi elementari, c'è una differenza sostanziale anche. Qualcuno ha un suggerimento, un'idea? La differenza sostanziale sono che qui
ci sono anche le infrastrutture umane. Anche nel ciclo dell'acqua l'uomo è diventato un agente globale e quindi influenza globalmente e localmente naturalmente il bilancio idrologico. Quindi localmente si potrebbe, qui dentro poi ci sono rappresentati tantissimi mini cicli che rientrano nel bilancio globale che abbiamo visto prima. E l'idrologia, quella che dovrete studiare, che dovrete rinnovare voi, dovrà tenere sempre più conto della presenza dell'uomo. Ora, l'uomo, la natura delle regole, l'uomo ne ha delle altre, mettere insieme le due cose non sempre è così agevole. Soprattutto da un punto di vista quantitativo. Allora, abbiamo detto 111, di cui 65,5 vanno in evapotraspirazione, quindi l'evapotraspirazione è rilevante, 45,5 vanno dentro negli oceani e poi ritornano in cibo di nuovo. Ma 65,5 più 45,5 più fa esattamente 111, vuol dire che, per esempio, le falde dove sono finite? Allora, quello è un articolo di Occhi e Canali, un articolo del 2006, quindi recente, però non tiene conto della foto delle falde. Per esempio, qui è citato un articolo del 2014, mi pare, sì, in cui forse voi non è di facile lettura, ma il risultato è questo. Cioè, qui sono andati a vedere i sedimenti, sono andati a vedere gli isotopi che erano presenti nell'acqua, e hanno detto, ma se noi andiamo ad analizzare le acque che vanno a finire all'interno di una certa parte dell'Oceano Atlantico, in questo caso, queste acque da dove provengono? E si accorgono che o un quarto o un quinto delle acque provengono dalle acque superficiali, ma il grosso delle acque che arrivano nell'oceano provengono in realtà da deflussi sotterranei, cioè direttamente dall'acqua non in superficie, ma dall'acqua sotterranea. E questo pone una delle questioni importanti per cui idrologia si studia anche all'università e non si studia solo alle elementari. Nel senso che se il bilancio di prima era corretto, allora questo risultato non trova spiegazione, non troverebbe spiegazioni. Sì, sappiamo i meccanismi, diamo delle valutazioni di quello che avviene. Ci sono dei margini di mancata conoscenza dei processi, soprattutto quelli che avvengono che sono sotterranei, che ancora non sono risolti. Perché questa parte qui pone una grande domanda su quali sono questi flussi. E tutta l'idrologia sta nel risolvere questo enigma. Di dove va l'acqua? Dove va l'acqua nei versanti? Dove va l'acqua nei fiumi? Dove va l'acqua quando si divide in superficie? E mette in atto degli apparati, di strumenti di misura, di teorie e di modelli per cercare di affinare le tecniche e naturalmente dati e modelli si rincorrono a costruire queste cose. Ed è per questo che lo studiamo qui.